due paesi, con uno scambio di informazioni di carattere fiscale che potrà generare effetti positivi per l'erario italiano. Un provvedimento che è in linea con le recenti indicazioni fornite dal cosiddetto gruppo G5, costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia, che ha dato indicazione affinché i governi pongano in essere tutti gli sforzi per incentivare le legislazioni che ancora non assicurano un regime di piena collaborazione in materia fiscale e finanziaria. In conclusione, il gruppo di Scelta Civica ribadisce il suo apprezzamento per questo disegno di legge di ratifica e conferma il suo sostegno all'operato del Governo in tema di lotta all'evasione fiscale. Grazie, signora Presidente. Grazie, deputato D'Agostino. E allora adesso do la parola al deputato Paolo Tancredi. Prego. Presidente, solo per annunciare il voto favorevole del gruppo di Area Popolare. Grazie. Va bene, d'accordo. Allora il prossimo iscritto a parlare è il deputato Giovanni Paglia. Prego. Grazie Presidente, solo due parole. Noi abitualmente votiamo a favore di questo tipo di ratifiche, cioè quelle che prevedono accordi internazionali finalizzati a inserire gli standard OCSE rispetto all'antiriciclaggio o rispetto alla compliance fiscale. Non lo faremo questa volta. Infatti anche normalmente noi abbiamo dei dubbi sulla funzionalità di questi accordi. I dubbi sono evidentemente motivati dal fatto che anno dopo anno sono sempre di più i paesi che ufficialmente escono da quelle che una volta erano le blacklist e vengono ufficialmente riportati all'interno del rango della legalità internazionale. Quindi se noi dovessimo guardare a quello che è il lavoro di accordi che viene promosso dai paesi OCSE, noi dovremmo dedurne che ancora a breve tempo il grande fenomeno dell'evasione fiscale internazionale o dell'elusione internazionale sarà scomparso. Mentre invece empiricamente è dimostrabile ed è dimostrato che anno dopo anno quest'area grigia, se non nera, di denaro sottratto al fisco degli Stati nazionali e portato all'interno dei paradisi fiscali aumenta. Quindi se aumenta la possibilità di evasione e di elusione da parte delle grandi corporation di anno in anno e di anno in anno aumentano gli Stati che aderiscono a questo tipo di accordi, se ne deduce che qualcosa che non va ci deve essere. Ovvero che probabilmente questo tipo di accordi sono datati, insufficienti o non sufficientemente monitorati. Ora, arrivati a questo accordo specifico, quello con Panama, noi ci facciamo almeno un paio di domande che motivano il nostro voto di astensione. Di astensione perché, ripeto, nulla osta che si facciano accordi di questo tipo, però le domande rimangono. Ovvero, questo accordo qui non è stato fatto un mese fa. Questo accordo è del 2010. 2010, ratificato da Panama nel 2011. Allora, Panama dal 2011 ha accettato di aderire a questo schema. Ora c'è quella cosa che è stata già citata anche qui dentro, nota come Panama Papers, cioè il fatto che si siano riscontrate migliaia e migliaia e migliaia di nomi su scala internazionale, centinaia su scala italiana, di persone che hanno portato contro ogni trasparenza soldi frutto di evasione fiscale o di attività criminale a Panama e lì li abbiano potuti tenere nascosti in barba a qualsiasi regola di trasparenza, di scambio di informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ora i Panama Papers sono datati al 2015, 2010 l'accordo, 2011 la ratifica da parte di Panama, 2015 i Panama Papers. Siamo nel 2016 e ancora lo Stato italiano non aveva ratificato. Allora la domanda che noi facciamo a quest'Aula, al Governo, alla politica, e il motivo per cui noi non voteremo questo accordo, è dal 2010 al 2016 lo Stato italiano cosa ha fatto? Ha dormito e si è reso per questa via complice di chi ha potuto impunemente continuare a portare soldi all'estero e si è deciso a ratificare questo accordo solo quando i buoi erano ormai scappati. Perché erano state individuate l'evasione non dall'attività delle agenzie governative italiane, bensì da un'indagine giornalistica internazionale. Quindi o arriviamo alla fine, e di questo il governo, i governi che si sono succeduti negli ultimi anni sono responsabili, oppure qualcuno mi può rispondere che questa è la dimostrazione che, dato che Panama comunque per i fatti suoi avrebbe dovuto già aderire avendolo ratificato a questo tipo di schema, lo schema è del tutto inutile.
e se così fosse sarebbe inutile continuare ad andare avanti per questa via e si dovrebbero percorrere strade differenti. Strade differenti che peraltro sono allo studio delle organizzazioni internazionali, almeno quelle non governative. Si chiamano per esempio country by country report, cioè l'obbligo per ogni azienda multinazionale di rendere del tutto trasparente Stato per Stato, nazione per nazione, i luoghi in cui si produce il loro valore e il modo in cui questo viene trasferito a livello internazionale. Questo tipo di standard viene rigettato ad oggi dall'Unione Europea, che sta ragionando di una direttiva che vada in questa direzione, ma che si rifiuta di adottare questo approccio. Un altro tipo di schema che viene ritenuto sempre dalle associazioni non governative utile sarebbe quello di rendere trasparente i beneficiari effettivi dei conti correnti, i beneficiari effettivi soprattutto delle intestazioni societarie, ma anche questo è rifiutato e a livello internazionale e, a quanto mi risulta, anche a livello italiano. Quindi da un lato quelle che potrebbero essere prassi innovative ed efficaci vengono rigettate, dall'altro ci si continua a nascondere dietro schemi ormai datati, perché ripeto questo è uno schema già approcciato nel 2010 e di nessuna efficacia, e con queste diciamo ammansire, raccontare al popolo contribuente, cioè quello che le tasse le paga, che si sta facendo tutto il possibile per andare a colpire i grandi evasori internazionali, cosa che, ripeto, evidentemente non è. Quindi nulla da dire sul fatto che le cose contenute in questo accordo siano non dannose, certamente dannose non sono, ma evidentemente anche non efficaci. E dato che stiamo parlando di uno dei temi fondamentali che un paese civile, soprattutto un paese che tanto paga all'evasione fiscale come l'Italia, dovrebbe per primo imporre nell'agenda della discussione internazionale, senza invece farlo, perché da questo punto di vista siamo assolutamente negligenti, dando l'impressione di voler spesso e volentieri più coprire, evidentemente, come si vede dato che non ratifichiamo nemmeno le convenzioni, più coprire i nostri evasori all'estero piuttosto che colpirli. È stato così in tutti i casi, questo è l'ultimo, ma con la lista Falciani abbiamo agito allo stesso modo. Si agisce sempre così in Italia, si coprono gli evasori anziché volerli andare a colpire, anche quando sono quelli peggiori, cioè quelli che i soldi non li mettono magari sotto un cuscino per poi reinvestirli in Italia, ma li portano a qualche miglia di distanza al solo scopo di accumulare rendite alle nostre spalle. Non li colpiamo, poi appunto molto in ritardo e quando ormai probabilmente serve a molto poco, andiamo a ratificare convenzioni come questa, chiamando la OCSE e con questo pensando di aver convinto tutti. Per quanto ci riguarda non ci avete convinto, oggi ci asteniamo, ma soprattutto rimane l'invito a questo Parlamento a prendere finalmente il toro dell'elusione fiscale internazionale per le corna e adottare provvedimenti che siano efficaci e non i soliti pannicelli caldi. Grazie. Grazie. E adesso è iscritto a parlare Bruno Archi. Deputato Archi, prego. Grazie Presidente. Le norme introdotte dall'accordo costituiscono un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti a Panama, ponendoli in condizione di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati. Il provvedimento offre inoltre l'opportunità di pervenire al superamento del cosiddetto segreto bancario con la Repubblica di Panama, tema assai più importante e delicato anche e soprattutto alla luce del recente scandalo relativo a manovre di elusione fiscale. In merito al concetto di residente di uno Stato contraente, in relazione alle persone diverse dalle persone fisiche, l'intesa ha previsto